buongiorno a tutti, vi ringrazio per questo invito, porto naturalmente i saluti del Presidente Pellicone del Consiglio di Settore, vi auguro buon lavoro, non ruberò molto tempo con le parole che sono sempre non bene accette, perché chiaramente nel giuro è importante soprattutto il lavoro. E in questo quadriennio il Consiglio di Settore ha individuato come uno degli obiettivi primari quello dell'intervento nei confronti del judo giovanile. C'è stato a fine luglio a Roma lo stage dell'Unione Europea proprio sulla questione del judo giovanile. Riferiremo su quanto è emerso da questi 3 giorni di riunione a Roma ai commissari tecnici regionali l'8 e il 9 di novembre in una riunione dedicata apposta al judo giovanile, quindi all'attività giovanile fino ai 14 anni. E direi che la scelta fatta dal Comitato Regionale Veneto di iniziare il quadriennio con il maestro Livio Galimberti è una scelta particolarmente azzeccata e riuscita. Il maestro Galimberti è un tecnico di grandissimo valore, uno dei pochi, se non dei pochissimi, che è riuscito a portare un bambino alle Olimpiadi. Cioè, ecco, io credo che in questo momento la grossa preoccupazione di tutti noi che facciamo judo sia quella della diminuzione dei numeri, e davanti a questa oggettiva diminuzione dei numeri, sia in termini di iscritti che in termini di risultati, possiamo scegliere 2 strade, quella di dare la colpa a qualcuno, alla federazione, ai nostri vicini, al calcio, alla televisione, o quella di capire che viviamo un momento difficile per quello che è l'essenza stessa, diciamo, del movimento sportivo, e ragionarci sopra e lavorare tutti insieme per migliorare. Da parte della federazione ci sarà in questo quadriennio il massimo impegno, so che da parte vostra ci sarà come sempre un grosso impegno. Il judo veneto è sempre stato un judo di grandi numeri, almeno nel suo complesso, e io credo che questo possa confermarsi anche in un momento come questo in cui gran parte delle regioni d'Italia hanno una grossa recessione, anche per quello che è il problema, uno dei problemi principali, che è il calo delle nascite, ma anche il calo soprattutto delle vocazioni. Ecco, io non rubo più tempo, ringrazio Ricini, prego Ricini di portare un saluto anche al Presidente Greggio e naturalmente auguro a tutti voi buon lavoro. Grazie al Consigliere Nazionale e noi a ricordo di questo corso di aggiornamento offriamo questa modesta targa e il gagliardetto del Comitato. Esperienza, quello che cosa insegno in palestra, perché i passaggi di domani vedrete molte uranaghe, vedete molte tecniche di sacrificio, tecniche difficili. Ecco, il mio pensiero verso all'età quando si arriva in palestra è sempre stato un judo d'attacco, cioè cercare sempre di portare a basato un po' sulla ricerca dell'attacco, sì. Allora, diamo qualche esempio. Giustamente, come adesso unghie tagliate, eccetera, in materassina ci deve essere sempre, se vogliamo aumentare un po' il rispetto. Questo è importante, il saluto, eccetera. Tutte queste cose bisogna che siano fatte. Allora, do degli esempi semplici all'inizio, poi dopo man mano andiamo avanti, li proviamo anche per riscaldare. Do 2 o 3 esempi Di tecniche all'inizio come approccio ai ragazzi che iniziano in palestra. Non parlo molto
di squilibrio o cosa all'inizio, dopo parleremo di squilibri, e dico solo di fare che i francesi, sulla cassetta si chiama Tente Galop, che voi avete già sentito tante volte. Per esempio sotto gare non si parla molto, si dice solo di tenere un braccio, di fare un bel salto, di agganciare la gamba, di sedere. Questo però sotto gare, però obbligare il stesso sistema, si entra, si, così per Taio Tosi si dice di fare un salto, lui salta davanti, no? Questo è troppo bravo, una cintura nera salta così, fa un salto davanti, lo porta davanti, scavalca e cade. Vedete che in questi esempi qua, quello che curo di fare è di non, per esempio per lo sottogari, di non fargli appoggiare il piede, ma quello è di sollevargli la gamba, lui fa tutto lui all'inizio, il peso ce l'ha dall'altra parte, fa niente per adesso, però uscigari idem, un salto vicino, così si aggancia, cade, e per Taiotoshi di tenere i gomiti bassi, le mani contro il corpo, di fare un salto e girare. Queste sono le prime tre tecniche che faccio vedere all'inizio. Poi passiamo man mano, le rivediamo ancora, le volete provare, rivediamo ancora. Destra, naturalmente vanno fatte destra e sinistra sempre, perché è importante eseguirle destra e sinistra. Allora, il salto, il piede, che si cura è di portare il piede sulla stessa linea, corpo vicino. Bene? Così. Ucigare idem, un salto, strappo diritto, dai porti, un bel salto e si fa. Abbiamo tralasciato tutti i giochini educativi che avete già visto prima, no? Si chiama, penso, il metodo globale, no? Se tu fai i passi, dopo passiamo i passi, dopo si arriva ai passi, perché fare i passi per un ragazzino è più, c'è troppe cose da pensare. Cioè, deve pensare di portare il piede, squilibrare, fuori, tirare, rimane indietro la spalla. È più facile dire di fare un salto, i francesi lo chiamano tende galop, comunque sia nel saltare. È più facile tenere i gomiti stretti, bassi, perché un errore che verrà è questo. Per questo. Allora gli si dice due cose. Il salto di tenere i gomiti bassi e le mani contro il corpo, succede questo. Allora il problema è proprio il salto, il salto che deve arrivare bene a contatto, anche se è più facile squilibrare, cioè noi siamo abituati ormai a squilibrare in questo modo, purtroppo non bisogna parlare di squilibrio, bisogna parlare di salto. Vediamo queste tre tecniche, lasciamo solo queste tre, adesso vediamo come si fa a non cadere le combinazioni anche. Cominciamo a costruire le combinazioni su queste tre tecniche qua. Si parte per esempio Taio Toshi, lui, abbiamo visto che la caduta è un po' diversa, avete visto, non mi sono soffermato troppo sulla caduta di Uke. È importantissimo che Uke, quando entro, scavalca, si faccia trascinare davanti. Questo è importante, perché questa è la difesa, capito? Perché dopo la fine il Taio Toshi, lui deve spostare, normalmente il Taio Toshi la difesa è lui scavalca. Quindi se lui si abitua a farsi trascinare davanti, già costruiamo la difesa. Se invece il pericolo sta che quando entra il Taio Toshi, far questo, col sedere, questo è sbagliato. Quindi bisogna, quando lui salta dentro, farsi trasportare davanti. Capito? E già mettiamo qualcosa in più. Cioè, si impara un po' il movimento. Allora adesso lui comincia a farsi Taio Toshi, si fa trasportare davanti. Benissimo, continuo. Faccio il contraccolpo. Contraccolpo sempre col saltello. Combinazione, sì, dopo vediamo il contraccolpo. Sempre col saltello. Sì. Che può essere questo, può essere anche sul salto, se sono più vicino, o uscicati. Vediamo la difesa invece, adesso lui è andato a secondare, dobbiamo imparare la combinazione, dobbiamo imparare anche per il ragazzo che fa a cominciare la difesa, scavalco, lui mi cerca di agganciarmi la gamba, non parto prima, lui mi aggancia la gamba, tolgo la gamba e faccio un saltino in più.
o cigare, questo, salto indietro, taglio tocci, mi faccio trasportare davanti a lui. Bene, queste sono le tre, vi faccio vedere questi tre modi qua di difesa, che se poi è uguale anche nella grande, però cominciano i ragazzini a non, quando entra, a non fare questo tipo di reazione, o nemmeno questo, ma situarsi, se lui è questo, o sotto Gari, così impara ad alzare la gamba, taglio tocci, farsi trasportare davanti. Se cade, pazienza. Nelle palestre si vedono ancora spesso i psicometri sui naghitari. Fare questo tipo di psicometri, anche in nazionale. Per me è sbagliato, perché? Perché non c'è, cioè bisogna vedere se serve per riscaldamento è un conto. Uno deve scaldarsi, fa una corsetta così. Poi in realtà, specialmente non nei grandi, no, il nazionale, vabbè, loro possono permettersi questo, ma un ragazzino cadetto Speranza, fare un cicomi in questo modo, con l'altro che sta così, è la cosa, secondo me, negativa. Perché deve abituarsi a tenere questa mano. Qui entra, all'inizio piano piano, sì. Quindi anche questo è un discorso, non come spostare indietro il sedere. Lui deve abituarsi, perché poi in realtà quando facciamo, lui ha questa presa, e se tutto il tempo fa usicomi, quando poi trova quello che teneva preso non entra più. Quindi non perdiamo tempo su queste cose, cioè sono cose molto importanti, secondo il mio punto di vista. Io parlo, cioè, questa è la mia esperienza, poi dopo ognuno vede così. Quindi, se tieni indietro il sedere, secondo me bisogna di vista, perché la forza è qua, laggiù la forza è qua. Lanciare un sasso, quando si lancia un sasso, la forza è qua, quando si lancia il giavellotto, non so, calcio al pallone, non si vede mai calcio al pallone così, a tennis. Quindi anche nel judo la forza esplosiva sta qua. Una cosa che è molto importante, mi sono dimenticato di dire, è che quando si proietta la responsabilità sempre di Torito, lì deve essere sempre responsabile, il ragazzino che fa cadere è responsabile della caduta di Ucchi. La seconda domanda che mi è stata fatta era la presa all'era di base. No, secondo me è sconsigliabile questo, perché in questo modo l'altro appoggia la mano, appoggia la mano e si fa male adesso, poi arrivati a un certo livello la presa lì dà modo all'altro di non pigliare il pon, no, lo sapete questo, cioè se io non ho un controllo, a meno che faccio un controllo molto alto, ma se faccio il controllo qua e tiro taglio tosci, il bambino piccolo mi va giù e mi si rompe il braccio, ma quello grande non cade di schiena, cade di pancia. Capito? Non ho più il controllo, invece, a meno che, ripeto, vado a pigliare alto, allora sì. O se no la presa è sempre meglio qua, capito? Quindi il saltello è più facile, bisogna purtroppo... dicevi anche un'altra cosa, per abituarli al saltello ci sono esercizi preliminari prima, che sono da qua imparare a saltare senza prese, stare diritti, senza portare avanti il corpo e stare diritti. Quindi sono degli esercizi che si fanno. Bene, abbiamo visto come si fa a evitare la tecnica, adesso lui attacca a taglio tosci, mi faccio trasportare davanti e di qua. Questo l'abbiamo fatto, prima ho fatto la combinazione, faccio il contraccolpo, va bene? Lui fa uchigari, un saltello, taglio tosci. E si fanno le combinazioni, quindi ho fatto con tre tecniche, sono riuscito a fargli fare un po' il giro di combinazioni, contraccolpi e evitare la tecnica. Quindi non so, taglio tosci, va bene? Ecco, se un coso che succede che il bambino non tira con le braccia, allora bisogna dire di stare lì, non andare davanti. È lui che mi deve trasportare davanti, allora. Poi la raccomandazione è di non appoggiare il piede, abbiamo detto prima, ma di sollevare. Volevo dire questo, che il parlare, quando si insegna, si parla tanto, si dimentica abbastanza in fretta anche il ragazzino, e quello che il ragazzino si ricorda di più è l'imitazione, l'immagine, il movimento. Quindi è bene, dicendo i passi, e sono abbastanza difficili per un ragazzino appena... Non è che non è possibile,
di farsi dare un Porsche oppure sottogare, eccetera. Bisogna fargli vedere, dare l'esempio, che è importante, vale di più l'esempio che un quarto d'ora di parlare. Adesso cominciamo a parlare di movimento, in movimento, perché anche i ragazzini appena iniziati devono imparare a far judo. Judo è fatto in movimento, non è statico, non è, judo è uno sport dinamico, non statico. Quindi qua bisogna cominciare a dire, poi si parla anche di reazione e non reazione. Lui viene avanti, quando ho il piede avanti, piede sinistro indietro, certo avanti, tiro con le braccia. Lui è, diciamo, di fare reazione e cominciare a bloccarsi, a fermarsi, tutti e due i piedi. Ok, un po', professore, un po'. Vabbè, sto seguendo il discorso. Allora, faccio questo, là, allora. Oppure va avanti, va indietro, spingo, reazione. Si parla di tecniche di movimento su reazione. Allora, li rivediamo ancora abbastanza. Bisogna spiegare al ragazzino. L'esempio va dato, bisogna pigliare uno che non è, che si fida di solito, do l'esempio questo, adesso diciamo che lui è un ragazzino che non sa, e dico, tu devi essere sincero, devi essere come reazione e devi cercare di essere sincero. Allora io lo spingo e dico, perché vai indietro? No, questo l'abbiamo, penso che lo fate un po' tutti, perché vai indietro? E poi non deve andare indietro, allora spingo e lui è squilibrato in avanti, non lo tocco. Allora questo fa capire che deve essere sincero, se io spingo lui deve fare reazione. Quindi, giusto il concetto, no? Ci siamo? No? Sì, dai. Allora anche qua, quando lui va indietro, che io spingo, anche se spingo poco, deve fare reazione. Là, se io tiro, vado indietro, io tiro. Allora, quando io tu mi tiri, capito? Quando qua, bravo, non sulla punta ma soltanto lì. Ok? E si fa a oscillare. Proviamo, abbiamo fatto un ciclo completo con le varie cose. Proviamo. Possiamo adesso passare, abbiamo fatto tutto un po' il lavoro così, bisogna passare dal passaggio da lotta in piedi a lotta a terra, che qua è abbastanza semplice. Potete farlo fare da fermi, i movimenti che volete. Proietta, cade, lasciate cadere bene, poi andate a immobilizzare dove volete, dove che immobilizzazione, l'esercizio è di andare a prendere dove vuole, poi una volta fatto la presa, l'altro deve liberarsi e ci si ferma una volta per una. Così si impara anche a rovesciare i vari tipi di rovesciamento. Questo penso che lo facciamo tutti. Quindi il passaggio da lotta in piedi, le varie immobilizzazioni con rovesciamento. Prima si proietta, si mobilizza, non si cade addosso, quello che è importante di evitare è cadere addosso subito. Prima cadere, controllare, mobilizzare, rovesciare. Secondo noi come insegnanti dovremmo cercare di tenere la base, cioè di dare una base, di tirare su dei ragazzi che sono, sanno i punti importanti, quello di non piegarsi, perché se hai notato in giro alle gare, uno degli errori grossi che si vedono è proprio la mancanza. Per attaccare bisogna stare diritti, non si può stare piegati. L'unico modo per l'attacco che viene sta piegato è far su in aghe, tipo sud, non so, adesso dico anche no, non dico per la protezione, anche noi. E possiamo, quando lui spinge, buttarsi sotto stando piegati, quello non è giusto. Il nostro obiettivo di insegnante è quello di impostare in modo corretto. Ci vuole più tempo, ci vuole molto più tempo, però dopo i successi vengono più avanti, arrivano i risultati. Il problema è che all'inizio non si ha un risultato immediato. È più facile fare tecniche con modo di sbattersi per terra, questo è più facile. Comunque, questo è il mio punto di vista. Quindi, se noi riusciamo nella prima fase a far capire al ragazzo lo spostamento, il farsi trascinare, sono tutti i movimenti che poi nel judo ci sono. Allora, abbiamo fatto la prima parte, vuol dire dei ragazzini dei 6 e 10 anni, calcoleremo così, dei 6, 10, 12 anni. E secondo me mi trovo bene con questo tipo di judo, perché riesco a dare
sia gli spostamenti, le combinazioni, i contraccolpi e la reazione. Ecco, quella della reazione è molto importante, dovete mettergli molta attenzione e molto tempo nel far capire la reazione del compagno. Secondo me è un lavoro che se dedicate molto sulla reazione, dopo si hanno maggior successo. Secondo me il judo agonistico va bene, e domani ne vedrete, il judo agonistico ne vedete va benissimo, però noi il nostro lavoro è quello di judo che va fatto per tutti, cioè alzare la base del judo, dopo tutto è più bello. Bene, abbiamo finito la prima fase, adesso vediamo, ripeto, anche qua saltiamo, anche qua ci sono le varie cadute, esercizi per arrivare. Facciamo due o tre movimenti che poi portano via tutta l'ora, che sono abbastanza interessanti secondo me. Il primo lavoro come esercizio è per Uchigari, così bisogna fare un giro con 180 gradi. Così, il più ampio possibile, senza mettere il piede da questa parte per adesso. Il movimento bisogna piegarsi bene sul ginocchio, girare. Il movimento non è semplice, e questo esercizio qua farlo ripetere tantissimo ai ragazzi. Parliamo dei 13, 14, 15, 16 anni. Vedete i ragazzi svegli. E da qua, così. Poi, anche col saltello, si cambia, si gira in questo modo, girando. Proviamo a fare questi due esercizi, li faccio vedere, poi vediamo cosa arriviamo. Primo movimento, davanti, corpo diritto, bene i gomiti bassi, girato. Bene, si fa ripetizioni, bene, 10-15 volte, così. Io ormai, così. Bene. Secondo esercizio, si saltella, si cambia direzione, si gira dalla parte opposta. Proviamo. Almeno qua, su questo esercizio, mi trovo molto, trovo abbastanza successo su questo. Con i ragazzi riesco a farli divertire e anche a ottenere buoni risultati. Però no, ho preso un po' di anni che non faccio più assieme. Allora, gambe così, contatto, aggancio. Da qua non deve cadere subito, Devo girare, almeno 180 gradi. Devo farlo cadere dalla parte opposta. La bravura sta nell'allargargli la gamba bene e spingere verso i passi. Così si aggancia, non deve cadere. No, non deve cadere. Deve farmi fare il giro. Così. Senza appoggiare il piede. Capito? Andiamo ancora una volta. Diritti, così, si aggancia, si tocca adesso. Sembra facile, ma abbastanza difficile. Provate, oh. Allora, se siete così, non c'è contatto. Quindi è importante. Poi i gomiti chiusi, basta, è importante perché dovete fargli mettere il peso sui talloni. Se voi tenete i gomiti alti, è difficile. Discorso anche prima, rilasciamoci a prima, di come tirarsi, eccolo qua. Poi dovete stare a contatto, questo è importante. Si aggancia, bisogna stare a contatto. Capito? Se state lontani, è difficile cavare. Quindi così, si chiude bene, si aggancia, si gira, e si spinge nella direzione dove dovete farlo cadere, non dall'altra parte, dove agganciate la gamba. Quindi i punti importanti sono due, i gomiti e il contatto. Secondo esercizio che vediamo, questo è molto interessante, molto educativo per i ragazzi. Uchigari vanno di là, ecco, dovrete fare attenzione che sbagliano, che vanno dalla parte opposta. È di saltellare e agganciare la gamba. E poi da qua si comincia a saltellare. Non è facile, intanto si fa una bella gamba, impara a saltellare e impara il contatto, perché è uno degli errori che farà. Poi vedremo più avanti la forza esplosiva dell'ucimata col movimento. Stiamo parlando di ragazzi giovani che stanno imparando l'ucimata all'inizio, perché potete benissimo imparare l'ucimata anche subito così, andando indietro come volete, o rotazione eccetera. Però è meglio secondo me far vedere
questo tipo di sistema, il movimento che abbiamo fatto prima, così si saltella, Cosa dovete curare? Due cose. Uno è il contatto e l'altro è la mano che dovete squilibrare. Allora così, piano piano, insieme, tira, e... Un altro movimento educativo, fate vedere loro due che sono più bravi, ci vuole al momento un po' di collaborazione da parte di Uke, va bene? E questo è abbastanza... o Uchigari, lui non resiste, cambia direzione e fa Uchimata. Questo lo faceva, lo tirava Yamashita, no? Che partiva in Uchigari e poi si tirava in Uchimata. Qualcosa del genere faceva, non proprio così, però vedete, dà l'idea del cambio di direzione. E come esercizio non è male, perché ancora una volta, l'ultima volta, date all'allievo la possibilità di cambiare, cioè non ha spinto abbastanza, l'altro resiste, si sfrutta dall'altra parte. Un altro adesso si passa un po' all'esercizio di Uchikomi, si va un po' più sul difficile, perché il ragazzo deve imparare, adesso è bravo, fa il movimento, entra bene, comincia a fare le prime garette, eccetera, bisogna abituarlo a entrare destra e sinistra, cioè sentire quando, senza cambiare troppo la presa, a entrare da una parte o l'altra, deve sentire la sensibilità, deve impararla, deve sentire quando fa parandoli questo, naturalmente va, non è che con la bacchetta magica, ecco adesso tu vai a destra e sinistra, ci sono degli esercizi, ce ne sono tanti, uno ne vediamo qualcuno, vediamo un po' per la braccia e spalla, per l'anca e per le gambe, perché altrimenti se no facciamo notte, no? Ora lo fai tu adesso, lo faccio. Un po' di spazio, questo è importante, Uke, si dà la responsabilità di Uke di non stare duro di braccia e il discorso che abbiamo fatto prima di non lasciare questa mano è importante. Allora, le tecniche sono Morote Sonage e Ippo Sonage. Torino cambia presa, tiene sempre la stessa presa, Morote Sonage a destra, Ippo Sonage a sinistra. Si parte, lui entra a destra, Morote Sonage, torna, Ippo Sonage. E così via, guardate su una ghiera, aspetta, fermiamo in breve, la morte, possibilmente senza girare subito ma fare qualche passo, usare anche il corpo per squilibrare, così, bene, qualche passo, gira, no? E così via. E così il ragazzo impara a entrare dentro a sinistra. Non è difficile, non è neanche tanto facile, provare a destra, si può farlo anche all'inizio se volete da soli, una parte a destra, si cambia, a sinistra, così via, poi con l'ultima. È abbastanza semplice, non cambiate la presa, è meglio perché il tempo di cambiare la presa si perde troppo tempo, quindi abituare destra e sinistra così. Si può fare per le braccia e spalle, si fa anche... Allora questa presa è più bassa, si fa sui kumigoshi, si cambia, senza cadere avanti e indietro, un po' freddo, la parte sui kumigoshi, la parte sodezuri, la parte sui kumigoshi e così via. Ok? Senza cambiare presa, si tiene sempre la stessa presa. Abbiamo fatto braccia e spalla, anca, ci manca le gambe. L'esercizio è quello di prima, io Uchigari. Anche qua è molto importante, Uke deve collaborare un po'. Fa Uchigari, senza appoggiare il piede, fin quando lo fate cadere. Dovete imparare la spinta. Dovete mettere lui sui talloni, gomiti bassi. Si comincia, Uchigari, 1, 2, saltellando in avanti, lui deve essere sempre più talloni, quando intanto cade. E abbiamo completato la serie del braccio e spalla, anca e gambe. Avete visto l'oro che abbiamo fatto anche nella prima parte, un po', va bene? Facciamo anche qua. Bisognerebbe, quando fate Tai Chi Ban e girate,
usare bene il vostro peso del corpo, il vostro corpo. Ho problemi anch'io alla spalla, quindi non è vero, non riesco a fare un po' rosso, faccio suoi neanche. Quando girate, girate non fatto troppo vicino, c'è un tai sabachi molto fuori. In questo modo non è che siete molto in posizione d'equilibrio. Non sfruttate anche il vostro corpo, non è che dovete imparare dentro, di usare un po', spostarvi un po' più lontano, usare più il corpo per squilibrare. Se girate qua, siete voi indietro. Qua è più facile. Ah, facciamo un altro educativo, perché stiamo parlando ancora dei ragazzi, è un educativo avanzato però, Allora, sono io che piglio l'iniziativa, faccio un sottogari, lui mi fa il contraccolpo, va bene? Noi dobbiamo abituare, sapete, il discorso sempre del... nel taglio toshi, che abbiamo fatto taglio toshi, quello di saltare davanti, la continuità, eccetera, anche qua bisogna... seguire la continuità, sono sempre io che fa che attacco a sotto gare, lui mi fa cadere, guardate bene, nel venire a prendere ho questa gamba, questo ginocchio che non lo fa entrare, va bene? Quindi da qua e vado in leva, senza far la leva, solo per abituare il corpo, va bene, sotto gare, vado. Molto importante è il ginocchio, perché spesso si cade e lui immobilizza subito. Bene? Ora bisogna cominciare la difesa. Adesso passiamo a un livello un po' più alto. Allora, stavamo parlando prima dell'asse, chi sta prima, stiamo parlando un po'. Allora, mettiamo i piedi sulla stessa, sulla riga, no? A piede su, vedete la riga qua a metà. Allora, normalmente, io non ci trovo che fate sonagliere, che fate ippo. I miei piedi dove sono? Uno sulla destra è uguale. Bene. Alcuni specialisti, Parisi, uno dei primi, perché gli paravano i suoi. Ecco, questi sono un po' le variazioni dei grossi campioni, no? E che però dopo l'hanno portato e lo adottano in molti, escono fuori asse, non solo nel suo nemico, adesso noi vediamo se neanche. Invece di portare il piede sinistro sul filo destro, portano il piede sinistro sullo stesso asse del suo piede sinistro. Escono fuori asse, si fanno. Fanno arai goshi, vedete? La posizione riesce a squilibrare molto di più che è più squilibrato, però bisogna usare bene il corpo. Quindi dovrete provare dopo il programma, pigliando riferimento a una striscia, di mettere i piedi sui piedi, invece di fare 1-2, la stessa asse, uscire fuori. Poi è più facile anche, se lui tenta di uscire, di evitare la tecnica, anzi favorisce e lo proiettate meglio. Sì. L'ultimo, no l'ultimo, uno degli ultimi lavori che facciamo è per il contatto, ancora il famoso contatto, un esercizio abbastanza buono, tra voi due che siete bravi. Allora, qua bisogna, è un che è molto importante che collabori. E Tori deve imparare a usare, abbassarsi con l'anca e tirare, squilibrare sopra la sua cintura. Ecco, questo è l'esercizio per il contatto. Questo, avanti e indietro, tantissime volte, serve, vedete, vedete il braccio sinistro dove lo tira. Ecco, questo va benissimo fatto, si può partire anche piano piano, squilibrarlo, piegare bene la gamba, tirare sopra e poi sollevarla. Non alzarsi e tirare, scendere, contatto e sollevarlo. Questo esercizio, secondo me, ai ragazzi che fanno le gare, è molto utile a
come esercizio per il contatto. Li vediamo un po' ancora, dai. Bene, si scende, giù, si scende, si tira sul compagno, si carica di più la gamba sinistra. Ok. Bene. No, perché questo è per carisì. Non si perde un po' di tempo, normalmente si fa sollevandolo, così per andare a contatto, esagerando un po', per tirarlo per sentire il contatto, poi giustamente bisogna fare il tenso avanti. Questo si esagera un po', è un pizza, un po' di pancia, non di braccia. Cosa da fare? Di scendere e imparare a sollevarlo. Poi bisogna andare a contatto come ha fatto qui, io adesso, questo serve anche per la gamba di scendere per stare diritti col corpo, che è un errore quando si fa di tirarsi in avanti. Questo è l'errore. Questo esercizio serve appunto per andare a contatto, si abbassa, si esce sotto il centro. Allora, un esercizio è molto ottimo per l'agonista è questo. Ah, prima andava bene con il lavoro di prima, sì. Dava tutte sul. Allora, lo dividiamo in due momenti perché è completo, lavora da tutte le direzioni. E qua bisogna partire piano piano, poi dare il ritmo e arrivare a farlo velocissimo. Allora, attenzione che c'è dentro anche la reazione. Vediamo destra e sinistra. Di là, equilibrio, soinaghetto. Di là, soinaghetto. Ha sbagliato perché da una parte doveva far murote e dall'altra soinaghetto. Ah, più facile, ok. Allora, con soinaghetto, vedete la reazione, equilibrio, reazione dall'altra parte. Con soinaghetto, chi riesce a far murote, fa murote a destra e così via. Dai, ok. È abbastanza semplice, però c'è una continuità, e poi lo vediamo. Un esercizio molto buono per gli agonisti ad alto livello, anche ad alto livello. Si parte naturalmente piano piano, No, tu vai, intanto io parlo. Vedete, si para la reazione. A uscire. Dai, via, con la correzione. Suena che. Ausigari. Rivediamo un'altra volta, rallentatore, E soprattutto la reazione di un. Allora, aspetta un attimo. Quello che è. Lavoro di un. Allora, rallentatore. Torri parte, tira, ritorna, squilibra da quella parte. Stesso lavoro, lo fa con la mano sinistra e dentro a destra. Si esagera in questo momento. Poi tira in avanti, reazione, a uccigare. Vai indietro, salta dentro, taglio tutto. È completo. Allora, di solito si fanno serie, due o tre serie con la proiezione finale. Lo rivediamo un'altra volta. Ok, allora pure adagio, A uccigare. Cambia la presa, non dovrebbe lasciare sempre la stessa presa, la presa non va modificata, va tenuta lì perché altrimenti non serve il lavoro, perché il lavoro va fatto, l'ho fatto con Morotto e Sonaghe, così la mano non si sposta mai. Una tecnica che insegno anche sui bambini, la forza di circolare, se l'avete visto fare dai francesi. Tenso e fermo torì, che si fa rotazione di ritorno. Questo lo fanno come esercizio i bambini grandicelli o gosci o quello che è. Si può partire così oppure si può partire ancora, mano dietro, arriva di giù, si piega bene, si piega. Questo è come inizio. Si torna alla prima fase ancora questo. Questo è un altro sistema di progressione.
di Catà, lui firma. Prima di tutto, maestro, volevo ringraziare la Federazione del Judo Italiano per questa possibilità e occasione di fare questa esperienza in questa grande comitiva e praticamente porto tanti auguri a tutti i sportivi presenti in questa sala. Что касается конкретной техники дзюдо, я буду показывать ту технику, которую я видел в Италии мало или которую вообще не видел. То есть я не буду касаться классики, которую вы знаете, а буду показывать особенности нашей борьбы. E praticamente questo che riguarda il tecnico di combattimento, lui vuole fare delle cose che sono praticamente nostre, russe. Le basi, le cose iniziali, quelle che voi ben sapete, non fanno parte di questa esibizione. E la maggior parte di cose da vedere saranno i nostri russi. Потом я знаю, что здесь в основном присутствуют тренеры, которые работают с малышами, с нашими. У нас есть большая особенность в развитии борьбы дзюдо, потому что наши дети начинают тренироваться в школах дзюдо с 10 лет. И поэтому у нас нет ограничений на технику. Lui sa che la maggior parte degli allenatori presenti in questa sala lavorano con bambini piccoli. Per quanto in Russia l'allenamento si inizia di solito di età di 10-12 anni, noi abbiamo diversa, la preparazione è diversa e quindi non c'è la differenza in preparazione in allenamento di adolescenti di età di 10-12 anni e preparazione di adulti, quindi le tecniche sempre stesse. Поэтому техника, которую я буду показывать, она подходит и для детей, и для мастеров спорта. Практически всегда те же техники, хочу сотрудничать, маэстро, как для маэстро di grande livello, так и для bambini, в смысле тренировки. Приступим к неваза. Cominciamo da неваза. В нашей стране очень много уделяется проблемам борьбы лежа, неваза. Потому что в борьбе неваза существуют три японца. Tanta attenzione nel nostro paese riguardano неваза, perché ci sono tre ipone in questa posizione. Асайкоми, шиневаза. Questo асайкоми, шиневаза e канцетсуваза. Нагиваза один ипон. Нагиваза и un ипон. И поэтому большие мастера очень часто выигрывают неваза.
e per questo i maestri di grande livello vincono, riescono a vincere proprio con le basi. И процентом отношений тренировочном процессе партер неваза и наги ваза составляет примерно половину. In percentuale in allenamento, in preparazione неваза in наги ваза fanno 50% di preparazione. Неваза опять же легко работать, потому что существуют стандартные ситуации. È facile lavorare in Nivaza perché ci sono i situazioni standard. Nagivaza sono meno queste situazioni standard perché l'avversario sempre in movimento, sempre si sposta. Поэтому если научить наших спортсменов хорошо бороться в партере, какие-то стандартные ситуации, эти стандартные ситуации всегда бывают во время соревнований. Perciò un sportivo che è passato una buona scuola di Nivaza praticamente può vincere perché sempre si crea quella situazione durante le gare. Ci sono 16 posizioni principali in Nivaza. E quelle che vengono lavorate praticamente, quelle che vengono usate in allenamento. Можно выделить некоторые наиболее часто встречающие, которые являются наиболее эффективными позициями. Più efficaci si può sottolineare. Ну, наиболее известные живот, на животе. E più famoso sulla pancia. На спине. Sulla schiena. Четверинки. E sui quattro zampe. Я рекомендую особенно много уделять работы на четвереньках. La sua opinione personale è che vale la pena lavorare su questi, su quattro piedi, su quattro uomini. Scusate se mi sbaglio, signore. Perché questa posizione equivale, quasi equivale alla posizione sulla pancia. Eppure l'avversario è più aperto. E дети легче находят нужные захваты. E allievi riescono a trovare più possibilità di trovare gli avvolgimenti più giusti. Я сейчас буду показывать технику, поскольку в моей программе где-то больше 30 упражнений и стойки, и парта. Практикамент маэстро учила più o meno 30 persone di movimenti in Nivaza e in Nivaza e comincerà da per quanto tempo abbiamo poco lui farà piuttosto velocemente e purtroppo sarà costretto di far vedere solo 2-3 mosse. Поскольку вам потом раздадут пленку, вы можете подправить движение, которое у вас сразу не будет получаться. Per quanto sarà filmato, dopo potete anche aggiungere, diciamo, le cose necessarie da questo, diciamo, movimento base che farà vedere il maestro. Сейчас я начну с такого раздела переворота. Когда соперник стоит на четвереньках, моя задача перевернуть его и сделать его удержание, удушающее плечо. Ora praticamente il maestro vuole cominciare da quando l'avversario si trova sul tappeto, lui vuole capovolgerlo per fare sei come e scimivasa. Si comincia dalle cose più semplici.
capito? Praticamente la cosa importante è di non andare la testa dritto, ma la testa dovrebbe guardare verso la scena. Capito? Sì. Due spalle sono controllate. Grazie, provate. Еще один переворот, результат которого я делаю и шеми ваза, и переворачиваю соперника. Ancora ricordo quando il maestro fa scemi vaza. Можно со стороны головы. Si può da parte della testa, si può dal fianco. Destra, gamba. Посейкоме. Какие-то блокировка. Соперник идет через голову, через руки. Il avversario viene bloccato attraverso la testa e attraverso le braccia. E un'altra cosa, piuttosto semplice, da quale vengono allenati i bambini all'inizio di rivasa. Lavoro delle gambe, di pancia. Quando l'avversario si trova in questa posizione. Attenzione, e lavora la pancia perché non è abbrivale. Bene. In quale sturano? In qualsiasi lato. Достаточно пока опять три штуки. Per il momento basta così. Сейчас будет чуть-чуть посложнее. Ora sarà un po' più difficile. Questa tecnica è una уровне di черных поясов. La tecnica sarebbe a livello della cintura nera. Questa è la mia личная комбинация. La cosa invitata dal maestro. E quando l'avversario si trova in questa posizione. Маленькое вступление, чтобы вам легче было понять. Due parole tanto per capirlo. В такой позиции соперник на ухе находится, все наши движения направлены в направлении шеи, он тут же защищает, закрывает. Практически, когда адресарий si trova in questa posizione, tutti i nostri movimenti verso la gola praticamente dell'avversario vengono intercettati dall'avversario, lui riesce a proteggersi. Capito? Поэтому я начинаю подбираться к сопернику издалека со стороны живота. Perciò il maestro comincia di arrivare all'avversario da parte della faccia.
No. Scusi. Vito, che fai? Praticamente lui ora prende il sale vicino al coma. Praticamente ci sarà una mossa che si chiama russo bulldozer. Следующее движение, оно тоже идет с блокировкой. Володя, я не понял, следующее движение? С блокировкой. Гамба. Блокировка правой ноги, головы. Голова тоже блокируется? Правой ногой или левой? Правой. Латеста или не блокада, да гамба дестра? Левая нога леди блокирует его локоть руку. И иначе на гамба синистра ста блокаду гомиту. В принципе, вы видите, что он уже передо мной разберут, не осталось сделать только цикл. И практически адресарий уже аперто. Если он бывает остается на животе, спасибо. Казу май, сериман соло панча, адресарий. Così viene gelato in questo modo. Естественно, соперник не дурак. Lui dice, l'avversario sicuramente non è uno scemo. Lui praticamente può essere in conoscenza del fatto che il maestro è forte proprio in questa mossa e sta cercando di evitare a sottoporsi. Il maestro praticamente gli dà questa possibilità, ma contemporaneamente è preparato già una trappola. Prego. No, no, Володя, не видят с этой стороны. Он даже не может пролежать 30 секунд, там настолько идет сильная блокировка, что дышать тяжело. Практически он может остаться здраятым на 30 секунд, потому что есть детенсионы и блокады фортаменты. Difficile? No, no, replay. Еще раз? Replay. Повтори еще раз. Tre. Perché? Ok, uno, prima. Volete? Praticamente l'avversario non ce l'ha neanche un senso. Ora, Володя, последний этап? L'ultima mossa, maestro, vuole concentrare la vostra attenzione.
Два главных момента. Due cose più importanti. Левая рука. La mano sinistra. Тянет соперника к себе. Sposta avversario verso il maestro. Второе движение. Я должен заблокировать его правую руку. La seconda mossa che deve essere bloccata la mano destra di braccio destro di avversario. Своим поворотом на спину как можно глубже под него. Praticamente viene bloccata da un capovolgimento del maestro che prosegue all'interno, diciamo, del corpo dell'avversario, sotto il corpo dell'avversario. Capito? Non provo. Capito? Concept su base. This position. Altro. Можно это рукой, но тогда я забегаю за спину. Capito? Se usa questa mano, praticamente il maestro deve spostarsi sulla schiena. La cosa che ci vuole attenzione praticamente è sbaglio di sedere. Bene. Non bisogna sedere. Володя, как надо в этом положении находиться? La posizione giusta sarebbe questa: appoggiarsi sulle spalle di avversario e sedere e alzare dal tappeto. Бедро заправляется в подмышку. Я приподнимаю локоть и мое бедро. Я ему объясню. Вдоль корпуса. И движение не туда, а вот туда. E la direzione giusta di movimento non verso lungo il corpo dell'avversario, ma lungo praticamente verso la gamba del maestro. Именно в этом положении есть еще два продолжения. Si può proseguire in due modi in questa posizione. Я руку у него забираю, открывается шея, шемилаза. Повтори, Володя. Руку отрываю. Уходи в сторону. И quando viene spostato il braccio avversario? Открывается шея. Aperto il collo. Если бывает, что он все-таки у меня здоровья не хватило, сильный парень попался, не могу. Se l'avversario è forte e il maestro non riesce a staccare il suo braccio. Sì. Si agisce in questo modo. Некоторые вещи из неваза. Некоторые техники из неваза. Alcune tecniche del nevaso. Alcune tecniche del nevaso. Делать и партеры, и стой. На неваза, неваза. Si può fare. Ma vuole trasferirci la sua. Si può fare che anivaza che anagivaza. Вот данный прием можно делать в партере, неваза, и потом стойте, вам покажу еще. Proprio questo si può fare che anivaza e poi maestro farà vedere questo anagivaza. Вот тоже позиция часто встречается, вот этот рычаг очень хорошо делать, когда соперник вот так вот. La posizione di questo comunico è stretta, quindi Продолжение следует...
Из наших захватов. Из наших, что ты... Российских захватов. Praticamente una cosa nostra russa ancora. E molti nostri lottatori eseguono proprio queste mosse. Ancora un capovolgimento insieme con la mossa di Dalò. Praticamente questa mossa che provoca dolore si può fare in diverse situazioni. Come dici? È una posizione comune questa. Главное, чтобы вы поняли, если я хорошо захватил локоть. Importante capire se il gomito è preso giusto. Этот локоть уже никуда не отпускаю. Questo gomito non viene lasciato. И начинаем его вращать. E cominciamo a fare una rotazione per provocare il dolore. Avversario è costretto o a rendersi o a fare capovolgimenti insieme con il maestro. E praticamente l'avversario è costretto di fare da sé queste cose. E non può uscire proprio da questa posizione. Grazie. Provate. Сейчас мы подошли к такому разделу очень важному, интересному. Разрывы болевых. Концепция у вас. Володя, ты мне скажешь термин. Как это называется термин? Разрывы. Когда защищается соперник, круче защищается. E praticamente ora siamo arrivati al momento di una tecnica quando l'avversario si difende di aprire le braccia, sue braccia le braccia di avversario e provocare dolore. Primo. Primo. Блокаду. Здесь очень важный момент, который, к сожалению, иностранцы делают, но здесь, в смысле, делают такую вещь, но не знают одну главную вещь. Это очень важно, да? Я в данном движении сопернику сгибаю позвоночник. In questa mossa praticamente il maestro sta leggermente piegando la spina dorsale dell'avversario. Bene. E come правило, соперник сразу отдает руку. E praticamente l'avversario è costretto di lasciare la mano. Se anche riesce di difendersi.
Prosegue in questo modo. Pancio? Gamba. Pacchetto? Следующие четыре разрыва, они связаны с использованием рычагов, крутящих моментов с помощью биомеханики. E i seguenti quattro aperture delle braccia dell'avversario sono collegate con praticamente con biomeccanica. Usando diciamo i momenti di forza di coppe di questo genere, insomma come sta spiegando il nostro padre. Non sarà stato io. Riccardo, mi devo andare, non deve subito passare un mare. E tu mi arroccavi pure di farmi lavorare. E praticamente lui usa, maestro usa due braccia contro uno di avversario. Этот момент можно усиливать. Я могу проходить вот в дальнюю руку, вот тут, видите? Si può forzare passando la mano di maestro in questo modo, come potete vedere. И точно так же делается с левой руки. Со стесу ногу до ману синистра. И сюда, на плечи. La mano del braccio avversario passa sulla spalla di maestro. Capito? Я не буду касаться опять же классики традиционной японской борьбы. Le cose tradizionali che riguardano la lotta giapponese maestro lascia da parte al momento. Потому что вы ее хорошо знаете. Perché è ben conosciuta tra voi questa tecnica, sapete bene. Мы ее тоже хорошо знаем. Anche i russi lo conoscono bene. Я опять же покажу те вещи, которые у вас встречаются редко. Maestro vuole fare vostra attenzione sulle cose, sulle movimenti che da vostra parte si trovano raramente. Прежде всего я хочу рассказать о последовательности изучения, нашей последовательности изучения борьбы ноги вазы. Maestro, voglio concentrare la vostra attenzione sul procedimento di insegnamento di Nogi Waza in Russia. Nogi Waza russo è molto diverso. Avvolgimento, spostamento. E reazione. Proiezione. Un po' incidente così. Sì, e prezzo per ultimo.
на крупных соревнованиях вообще на уровне черного пояса. Chi ha avuto esperienze di gara internazionale a livello di cintura nera? Все прекрасно знают, если он проигрывает захват, он проигрывает встречу. Sapete benissimo che uno che perde avvolgimento perde incontro. Giusto? Sì, presa avvolgimento. Sì. E perciò la maggior parte del tempo in allenamento, l'allenamento riguarda proprio la presa fatta bene. Законы захвата, с помощью которых можно намного облегчить борьбу. Ci sono leggi particolari di fare questa presa che facilitano praticamente il proseguimento degli incontri. В плане атаки и защиты. Che in attacco, che in difesa. Плюс к этому учим хорошо передвигаться вместе захват. Più viene insegnato di spostamento insieme con presa. Avete capito, signore? Зависимости от моих воздействий усилий захвата или передвижения на соперника, у него появляется реакция. Sicuramente l'avversario reagisce quando lui è preso dal maestro, ad esempio, lui reagisce. E sfruttando la situazione come tale, riguardando il caso, viene poi fatta la proiezione sul tappeto. Avanti, indietro, sinistra e a destra, dipende dalla situazione. No, non si tratta di una cosa concreta, di questi termini che sta spiegando il maestro. Ma proprio proiezione che viene fatta rispetto alla reazione dell'avversario. Fondatore di Judo, Jigoro Kano, insegnava di prevedere delle mosse dell'avversario. Sfruttando l'iniziativa e il sforzo che applicava l'avversario. Allenatore praticamente hanno possibilità di facilitare le cose in periodo di insegnamento. Основные защиты он может делать только в двух направлениях. Perché fisiologicamente l'uomo ha fatto così che la difesa più efficace può eseguire in due direzioni. Если я потяну соперника за собой, se io trascino un avversario verso di me, он либо за мной двигается, questo либо sta seguendo la mia mossa, сопротивляется назад, либо опора la resistenza e prende con corpo indietro. И вот в зависимости от этой реакции мы обучаем детей бросать. E riguardo a queste reazioni dell'avversario, i nostri adolescenti vengono insegnati per fare proiezione in modo giusto. Il sbaglio principale dei giovani allenatori che loro stanno imparando praticamente solo proiezione. E quando allievo comincia a fare le gare, lui non rende conto delle prese da parte dell'avversario e di spostamento degli avversari in modo proprio necessario. Praticamente in Italia l'insegnamento segue dalla stadio finale, invece in Russia la stadio di presa di avvolgimento. E immaginiamo una mola. На этом принципе пружины вы поймете, как можно делать броски. Su principio di questa mola, maestro farà capire come si può fare e proiezione. Если пружину сжимать, se cominciamo a stringere questa mola, ее отпустить, она выстреливает вверх. Una volta mollata, salta su. Это принцип бросков
У нас так называется скип-разгиб. Согнул на разгибе поворот. Это практически... In russo praticamente questo principio viene chiamato schiaccia vola, praticamente così. In periodo di vola, diciamo, in momento di vola ci sono dei movimenti del corpo particolari che vengono usati per facilitare il pressione. Se cominciamo a fare in pressione orizzontale e di spingere questa mola, то получается, что сопротивление тоже противоположное. И противоположным на сопротивление я бросаю соперника. Практически, чем на резистенция опоста, кто-то, кто может быть использован для правильного проекционного. Николай Солодухин, олимпийский чемпион. Чемпион Олимпиады Николай Солодухин. Делал бросок через спину на руку. На рота. Почему на рота? Вертикальная плоскость. In verticale, praticamente proiezione verticale. Capito? Io сейчас вам покажу на примере. Ora bisogna che mettere a fare vedere un esempio sì, proprio di queste cose. На примере вот этих трех пружин, три различных подворота на рота. На рота и толще она. Possiamo vedere. Сгиб-разгиб. Скиача мова. Соперник шагнул, разгибается. Адресарио, тенди ди. Скручивание пружин, скажем. Только туда пошел. Потом реакция. Практикаменте, коме стесано? Маэстро, ста спинарно, леско сигуру. И вертикальная плоскость, а? Плечо опускает. Практикаменте и проекционная вертикаль viene abbassata la spalla. Capito? Sfrutta la reazione. На этом принципе, на этих принципах можно построить всю технику. Su questi principi si può montare tutte le tecniche. И получается, ваши ученики будут помогать сопернику упасть. Praticamente ci vuole farlo per far imparare da allievi sfruttare azioni dell'avversario per farlo cadere. Voi studiate classico giapponese tecnico? Voi state studiando la tecnica classica giapponese. È una tecnica molto tecnica, nata nel secolo scorso. È molto bella, però è nata nel scorso secolo. Но она требует очень высоких координационных координации высокого чувства ритма. Ma praticamente questa tecnica richiede da un sportivo una grande coordinazione e la capacità di essere, diciamo, a livello molto fine, insomma, se si può descriverlo così in questo sport. Она очень красивая, она мне тоже нравится. Molto bella, piace anche a maestro. Но если мы будем опираться только на такую технику, però se cominciamo a fare solo questa tecnica, мы очень многих детей от себя оттолкнем. И molti bambini saranno respinti. Тех спортсменов, тех детей, которые не очень одарены с детства высокой координацией, чувством. Perché praticamente i bambini che non sono dal momento di nascita ce l'hanno di questi doti. Di questo comportamento molto elegante, diciamo, in questo senso molto classico, bello, e questi bambini sicuramente si sentiranno, diciamo, solo in gruppo degli altri che sono più bravi. Поэтому мы очень много уделяем плотным захватам, плотной борьбе. Perciò molta attenzione in Russia riguarda la cosa stretta, la lotta stretta, come strette prese, insomma, corpo a corpo. Данный стиль не требует высокой скорости исполнения приема и высокой координации. Perché questa scuola non richiede la grande velocità nel eseguire queste mosse e non ci vuole una grande flessibilità. По
Последнее, что я хочу сказать перед демонстрацией техники. И ультима коза, приводи изобретение. Антони, я не хочу противопоставить итальянское и российское дзюдо. Di qua non si tratta di confrontare la scuola italiana e la scuola russa. Я просто хочу сказать, что этим можно обогатить борьбу, чтобы больше выигрывать европейских, мировых. Praticamente maestro dice che in questo modo si può arricchire la lotta italiana per ottenere più risultati, diciamo, a livello più massimo, diciamo, più alti come campionati di Europa, del mondo, eccetera, eccetera. Вы должны понять, что я не отрицаю классическую борьбу, классическую борьбу. Non viene negata la lotta classica giapponese. Если мальчик ко мне придет с высокой скоростью, с высокой координацией, естественно, он будет бороться и от дальних дистанций. Se c'è un bambino perfetto che riesce a stare, un bambino abile che riesce subito ad acquistare queste capacità di fare lotta giapponese classica, da questo nessun problema, lo può proseguire subito. Но при этом он будет уметь бороться в плотной борьбе. Però lui avrà anche capacità di agire in lotta più stretta. Praticamente il maestro dice che il traumatismo come tale, usando quella tecnica, ha una bassa percentuale. Come l'arbitro di legare a livello nazionale, maestro? Ha visto traumatismo dopo Uchimata e Ogoshi. Потому что наши почти все броски, они смотрятся страшно. Perché le nostre proiezioni si mostrano come le cose piuttosto da spaventare. Но они в основном основаны на том, что мы соперника бросаем как бы в кувырке все время. Ma fondate sul principio che l'avversario viene proiettato con movimento rotatorio. Pinge. E questo scritto. Il maestro non vuole vastamente spiegare proprio. На этом мы остановимся, потому что это требует особого большого внимания. Procedimento si ferma perché ci vuole tanta attenzione e tanto tempo, diciamo, per seguire passo per passo questa, diciamo, proseguimento. Не говоря о том, что мне даже как-то его, знаете, каждый тренер что-то находит свое и не всегда очень легко делится, чтобы отдать самое. Senza parlare di un'esperienza personale, come dice il maestro, non è ognuno vuole, diciamo, quello che è stato guadagnato con sangue, diciamo, in sudore, di farlo vedere a tutti quanti, diciamo. Non è così semplice. Praticamente l'esperienza di 30 anni di maestro sarebbe proprio questa. Я уже Жан-Пьетро Вашеваре рассказывал, что раньше вообще у нас все эти материалы были засекречены. И практически, как вы знаете, un tempo non è così lontano e questa roba era proprio la roba segreta e non si poteva riportarlo fuori dallo Stato. Потому что у нас кроме практики, тут же еще существует наука, которая нам помогает подготовки, планирования нагрузок, подготовки спортсменов высокого класса. E perché praticamente legato non solo agli esercizi pratici, ma riguarda anche i rami di scienza che sta lavorando insieme con i nostri sportivi per proseguire, per ottenere risultati più buoni. Quindi anche un acquisto di scienze, diciamo, un materiale scientifico, anche questo. Quindi. У меня здесь есть с собой программа, разработанная для наших спортивных школ. Программы науки по планированию нагрузок, по подготовкам скорости. Praticamente maestro ce l'ha qua i programmi progettati per le nostre scuole sportive e c'è parecchi materiali che riguardano proprio il procedimento. И все эти материалы раньше были в советское время засекречены. Comunque nel tempo di Unione Sovietica questi materiali, questa informazione era chiuso nello Stato e quindi non si poteva portarlo fuori. Это может быть я первый, кто в Италии вам рассказывает такие вещи. Probabilmente lui è uno dei primi che sta raccontando queste cose qua in Italia. Я сейчас покажу броски из захвата, так называемый косой пояс. Praticamente ora faranno vedere il proiezione che si chiamano la cintura storta, diciamo così. Данная техника пришла к нам с Кавказа. La tecnica è a provenienza caucasica. Caucasica. Sì, caucasica, dal Caucaso. Dalla Georgia, più precisamente. Вот я покажу вам, как берется захват. Maestro, fa vedere come si fa la presa.
и примерно 7-8 вариантов в зависимости от реакции, какие могут быть здесь. E più o meno 7-8 variazioni di proiezione rispetto alla situazione come tale. Это движение без всяких помощи рук, ног. Мы видели в равновесии. И у нас senza aiuto né gambe né braccia praticamente. Это первое упражнение, которое мы даем детям для того, чтобы изучать дальше технику такую. Il primo esercizio che viene dato ai bambini in scuole di allenamento per proseguire con proiezione. Dito. Если соперник se l'avversario è disponibile di spostarsi in questa direzione che indicato il maestro, e il maestro farà vedere le proiezioni proprio in questa direzione dove si sposta l'avversario. Очень популярный бросок, который, как правило, европейцы боятся. Европейцы? Это все в этом направлении. Популярный европейцам, что говоришь? Которые они боятся. А, здесь одна cosa che si spaventa i sportivi dall'Europa, questa cosa là. Questa proiezione. È anche molto popolare dalla nostra parte. Vengono mostrate dall'allenatore e qualsiasi bambina riesce a scegliere una tecnica che è più adatta proprio a questo bambino. E praticamente ora il maestro vuole far vedere la lotta che potrebbe essere usata contro di noi, contro di lui personalmente. Сейчас покажу несколько вариантов защиты от захвата за пояс. Ora fa vedere la difesa contro la presa per cintura. Прежде всего есть такой закон первого захвата. C'è una legge che si chiama la legge di prima presa. Если я работаю правым плечом, se il maestro fa lavorando con la spalla destra, то закон первого захвата гласит остановить это плечо. La legge dice di fermare questa spalla. То есть Сандра должен начинать против меня борьбу взять первым отворот вот этот. Quindi Alessandro deve prendere primo, fare la presa e prendere il maestro qui. Per come così. Это закон первого захвата такой. Si chiama la legge di prima presa. То есть вы должны
уметь начинать схватку так, чтобы обезопасить себя от возможных бросков соперника. Insomma, dovete iniziare la gara, un incontro, essendo sicuri che l'avversario non potrà proiettare, diciamo, non potrà proseguire in modo brusco. То есть первое правило остановить рабочее плечо и второе не гнуться. La prima regola di fermare la spalla che in movimento e secondo di non piegarsi, non chinare. Ну если у нас это не получилось, если non siete stati capaci. Из этой ситуации, когда взяли захват, покажу некоторые защиты. E da questa situazione c'è anche una via di uscita. В момент входа ему на спину я свою ногу ставлю внутрь. Сейчас будет у всех ошибка. Ну, надо еще раз попробовать. В момент его взятия захвата. В момент депреза, маэстро. Левой ногой вхожу внутрь. Будет ошибка всех. Они будут ходить снаружи. Con la gamba sinistra esce all'interno, diciamo così. Capito? Ошибка Володи какая, что... Титов. Следующий вариант, опять же, используя захват и передвижение, опять по формуле. Sempre rispettando questa formula. La presa e spostamento. Sapienica раскручив, раскручив. Следующий вариант. Заставляя шагнуть его левой ногой на себя. La prossima mossa, costringiamo di fare un passo verso maestro. Questo sarà un po' duro, questo che farà vedere il maestro. Ancora un passo costretto. Non vuole rovinare. Еще один вариант. Много. Опять же, соперника надо раскрутить, чтобы он был слабее. Adversario ancora deve essere girato, diciamo, per indebolirlo. La difesa contro la presa per cintura da fianco. Вообще, вот вы сами себе ответите, почему лучше плотная борьба, ответив на мой вопрос. Potete rispondere a se stessi, perché è meglio il contatto stretto. Если вы хотите защититься, то что вы делаете? Se voi volete difendervi, che cosa voi fate? Все уходите на дистанцию. Voi cercate di allontanare l'avversario. E как можно из защитной ситуации учить побеждать? E come si può da una difesa far imparare a vincere? Capito? Во-первых, если я борюсь плотную борьбу. Prima di tutto, se il maestro fa il contatto stretto.
Даже если соперника я не могу бросить. Se anche non vuole proiettare l'avversario, то он борется все время в пассиве и получает шида, чухи и каку. L'avversario è sempre passivo e non riceve di tanti punti. Capito? Тактика, тактика. La cosa tattica. Поэтому даже в этом плане преимущество плотной борьбы очевидно. Perciò il vantaggio di contatto stretto in questo caso è evidente. Dangerous, опасно. Sì, улетел. Как здесь защищаются? Come si può proteggersi in questo caso? Все, я его руку отключил, я на нее. Praticamente il braccio è staccato. И Сандра даже вообще мою руку теперь не видит. E praticamente il bersaglio non può vedere le mani del maestro. E опять же, все эти вещи, которые я вам показывал, на ту ногу. Puoi prendere che una gamba che l'altra perché Sandro non riesce a controllare la situazione. La cosa principale come sempre, spostamento. E mettere il carico sul braccio destro di Alessandro in modo che lui non può muoverla. A что вы здесь делаете, мне даже не важно. E poi tutto dipende da voi. Provate. Сейчас я, чтобы вам легче было и меня понять, опять продемонстрирую вот эту формулу в действии. Per facilità di comprensione, il maestro vuole far vedere questa formula scritta sul foglio in movimento. In vostra cosa che vi tanto piace, diciamo, la presa classica. Ok? Classica. Leggermente diversa la presa del maestro, perché? Perché lui mai tiene il gomito dritto. E anche vengono insegnati ai bambini subito a imparare di caricare il peso in questo modo come fa il maestro. La mano è schiacciata ora e sta facendo una funzione come se fosse una mola. Просто вот для обучения, скажем. Solo per allenamento. Я выиграл захват, взял захват. Io ho fatto questa presa, sono riuscito. Заставляю сделать Сандра шаг левой ногой. E ora sto costringendo Сандро a fare il passo con gamba sinistra. Это делается очень просто. Я, в принципе, поворачиваюсь как дверь. Вот вся моя правая сторона вокруг левой оси поворачивается как дверь. Si fa come se fosse una porta, il maestro fa da una porta e si gira verso un asso. E praticamente Sandro è venuto incontro. Капитал, опять же, вот эти все мои вещи. Сюда мельница, ката грома. В общем, из этого можно приходить. Ката грома. Comunque da questa situazione, come da situazione base, si può ripassare a tutti questi termini che ha spiegato maestro. Если соперник сюда не хочет и начинает возвращаться. Se non vuole andare in questa direzione, signor Fabris, e sta cercando di ritornare. Учимата. Капитал. Вот то есть принцип обучения техникам. И я опять же не акцентирую здесь. Я детям показываю, что можно сделать. Questi sono principi di allenamento, quelli che vengono mostrati dal maestro ai bambini, quello che si può fare. И опять же, в зависимости от своей природы, от своих мышц, от своей физиологии. E ricordando sua fisiologia, muscoli, diciamo, insomma, corporatura. Ребенок выберет удобную для себя технику. Il bambino è libero di scegliere tecnica più adatta per lui. А когда он выбрал, я опять начинаю с ним работать, совершенствовать ее. И когда bambino ha scelto quella tecnica, viene
diciamo, approfondite. Ni один из нас тренеров, каким бы он опытом ни обладал, не может так глубоко заглянуть в организм мальчика. Perché è impossibile, se anche siete molto capaci come allenatore, di guardare dentro di una persona e sapere esattamente di che cosa lui è capace proprio come sportivo. Согласны? Siete d'accordo? Вот поэтому вот эта формула помогает ставить технику детям от их природы. E così questa formula fa facilitare il momento di allenamento riguardando la natura e sviluppo di bambino come tale. А то получается, часто мы навязываем ребятам тот прием, который по его природе ему никогда не подходить не будет. Perché praticamente a volte stiamo costringendo i bambini a fare le cose quale per sua natura questo bambino non riesce né a comprendere né a eseguire. Это помогает индивидуализировать процесс работы с детьми. E prima di tutto si fa come un atteggiamento personale, seguendo queste forme. Ну, я вам показал, какие вещи можно делать из классики, то, что вы знаете. А сейчас я еще покажу прием, который у нас очень распространен, и сейчас его... Le cose mostrate erano delle cose classiche. Ora il maestro fa vedere una cosa nostra, personale. Многие в Европе его делают. In Europa comunque lo fanno parecchie persone. Lui cerca di ritornare al avversario. Fate attenzione, in questa posizione Sandro può porre una rigida resistenza. E praticamente ora viene leggermente piegato la spina dorsale. E l'avversario si ingrullisce. Sì, ora un leggero calcio e Sandro vola. Capito? Односторонний захват. С одной стороны. La presa che viene fatta da un lato. То, что я вам уже показывал, подсадки. Ну, что мои ноги. Questo già è stato fatto a strada. Contatto. Sinistra. Gamba. Destra. A seconda. Следующий захват это... La prossima presa. Популярный в Европе, в мире стал бросок. Abbastanza popolare nel mondo e in Europa. È praticamente uno dei punti che riguardano la posizione di A, si va bene, presa, e riguardano, si chiamano la legge di mano in lavoro. Praticamente in questo caso la braccio destro in lavoro. Его задача вообще не дать мне взять захват этой рукой. Praticamente Sandro vuole fare un scontro, non deve impedire di essere preso da questa mano destra di suo avversario. Поэтому у нас много техники вот такими строевыми захватами, или мы просто встречаем руки и тут же их продергиваем. Per questo noi abbiamo molte tecniche che impediscono a fare quelle prese da parte, in tale caso da parte di Alessandro, con proseguimento e trascinamento, как ты сказал? Продергиваем. Con questo movimento, signora, non trovo la parola giusta. Spazzare, sì. Вот еще один из вариантов, когда я не даю сопернику брать захват,
Ancora una possibilità quando l'avversario non riesce a fare la presa. Рука пошла. Quando la mano destra viene intrecciata in questo modo. Sì. O si stacca. Либо, o viene staccato con due mani. Insieme, вместе с захватом, я тут же сажусь. Praticamente facendo la presa, il maestro si siede. И никаких поворотов не делать, сейчас ошибка будет. Non si fa nessun movimento rotatorio. Я как бы соперника продергиваю мимо своего корпуса. Praticamente l'avversario viene spazzato lungo al corpo del maestro. Capito? Это движение мы усиливаем еще другими вещами. Опять же, катагурума. Questa mossa può essere rinforzata con termine Valoria. Katagurum. Sì, con katagurum. Можно sinistra-sinistra, а можно sinistra-gamba, mano, destra-gamba. Si può fare come delle maestra. Sinistro contro sinistro e destra contro destra. Qualsiasi o mano destra o mano sinistra per evitare il movimento, prendendo l'avversario per la gamba. Stessa cosa con l'altra gamba. Ora, sarà una cosa molto rara che praticamente non viene eseguita da nessuna parte. Второй прием, который я буду делать, его сделал на Олимпийских играх в 1964 году, когда были первые Олимпийские игры под дзюдо. La seconda mossa che farà vedere il maestro è stata eseguita nelle gare olimpiche. E nell'anno 1964, quando il judo era per prima volta rappresentata sulle gare olimpiche, praticamente i giapponesi si stavano preparando per queste gare olimpiche con un slogan di vincere Олег Степанов и Ноли Костов. Хесинг Грандо боролся. А Степанов боролся в легкой весовой категории. И Степанов era in категории leggera и Хесинг era in категории, diciamo, più grande. Все японцы его страшно боялись. Японцы не avevano una paura. Потому что он настолько необычно боролся. Perché il suo modo di lottare era molto diverso dal modo giapponese. И даже на Олимпийских играх он бросил на кане и сам на кане рассказывает об этом. Nakane. Praticamente lui ha proiettato durante questa gara olimpica, ha proiettato Nakane e dopodiché Nakane sta raccontando. Но судья таких приемов не знал, и он его не оценил, а это был эпох. Praticamente che il giudice arbitro non era in conoscenza di esistenza proprio di questo modo di proiezione e. E praticamente questo era un ippon. Comunque il giudice non era in conoscenza del fatto perché non sapeva che esiste questo modo di proiettare. E Nakane говорит, я с ужасом закрыл глаза, когда упал. E Nakane di memoria sua racconta che con orrore ho chiuso gli occhi quando è caduto. E был страшно удивлен, когда увидел, что судья показывает бросок не считается. E era meravigliato a morte quando ho visto reazione di arbitro che ha fatto vedere che non viene cantato come ippon questa proiezione. Это второй бросок, который буду показывать. E questa sarà la seconda proiezione che farà vedere il maestro. Первый бросок так используем так называемый в анатомии шейно-тонический эффект. Я не знаю, как он будет здесь у них. Ma mi ha detto una cosa un po' difficile riguardo all'anatomia umana, quindi lasciamo stare. Praticamente viene eseguito questa proiezione con conoscenza di anatomia umana. Sì,
Piace? Metti la mano. Capito? Semplice. Facciate scendere, sì. Questo è l'elemento. Volete lentamente o... Sì, sì, mille. E делайте кувырок назад. И поротационно индейку. Очень удобно это прием делать, когда соперник уходит в глубокую защиту. И molto comodo farlo quando l'avversario si pone in una profonda difesa. Capito? А теперь другой вариант. То есть тоже, когда вот так вот выходит защиту, то, что сделал Олег Степанов. И практически это un'altra cosa, che poi eseguita quando l'avversario si trova in profonda difesa. Я хочу напомнить, что, например, раньше в японской классике вообще не было ни одного броска за ноги руками. Praticamente il maestro fa pensiero che prima in lotta giapponese classica non c'era nessuna proiezione quando si usava di alzare le gambe di avversario. E attualmente i giapponesi hanno preso le pratiche e fanno queste cose meglio di russi. E questa sarebbe... Медленно. Лентамента. Синистра и вращение вот в этой вертикальной плоскости. Очень необычно. У вас такой техники вертикальной плоскости вообще нет. Praticamente maestro dice che questa rotazione, la proiezione verticale non esiste qua in Italia, in judo italiano. Я сейчас начну с очень важного для вас материала, особенно для тех, кто борется и любит бороться на соревнованиях и любит выигрывать. Практически la cosa riguarda le persone che gareggiano, partecipano alle gare e a chi piace di vincere. То есть мне задавал вопрос против прямых рук. E praticamente ha avuto una domanda a proposito di mani tese e come si agisce, come si difende in questo caso. Я сейчас покажу, какие можно сделать этапы по этим законам, как можно эти руки нейтрализовать, что ли. Практически, sempre riguardando questa forma scritta, maestro fa vedere alcune cose, come si può neutralizzare queste mani tese. Сам принцип. Solo principio. Вот так мне трудно пройти. Практически così, muovendosi così è difficile passare. А вот здесь, в локте, соперника слабая. Però nei gomiti di avversario è un posto debole. Capito? Опять же, двумя руками локоть. И локоть протаскиваю мимо себя. Il gomito viene preso con due mani, portato più avanti. Можно делать различные блокировки уже и с помощью рук. С помощью рук? Моих рук. Si può bloccare anche con le mani proprie, quello che farà vedere il maestro. Si vede che l'avversario sa come può usare le mani. Опять же, можно с помощью таких захватов поменять сопернику стойку. Вот, скажем, он сильный в правой стойке, я ему поменяю стойку за счет выключения. Con questo prese si può cambiare la posizione di avversario. Se lui è forte proprio in questa posizione, e si può farlo cambiare la posizione di rispetto al maestro. Capito? Ci manca. Поставил его в левую стойку. Практически, ora posizione sinistra.
Потом один из вариантов нейтрализации рабочей руки. Uno dei varianti di per neutralizzare la mano che ha fatto presa di Alessandro. Создание треугольника. Fare un triangolo. Я блокирую и рабочую руку, и плечо. Viene bloccato che la mano che ha fatto presa e che la spalla apposta. Ему очень неудобно. E per lui tanto scomodo. Он начнет отрываться, а я его тут же, скажем, брошу. Comincia a distaccarsi, Alessandro, se vuole staccarsi il maestro subito eseguirà una pressione. Un altro variante di bloccaggio. Quando l'avversario è rigido. Si vede che le mani sono fuori uso di Alessandro. Sito? Che sono bloccate. Taglia Toshi, Maroto. E tu vuoi è una cosa che piace tanto a me, è proprio questa qua, questa proiezione. Capito, no? Blockata. Ancora un'altra possibilità di bloccare la mano. Следующий раздел тоже относящий к этому. К чему? L'altro riparto che riguarda il blocaggio, blocco. O in questa posizione alta dell'avversario. Dalle tarot, leva, leva, sinistra, sinistra. E tu? Либо когда он сгибается, то еще лучше сделать. Oppure quando è chinato così. E опять масса бросков. Тая Тоши. Si può eseguire tante proiezioni come Тая Тоши. А очень великолепно, всем рекомендую в этой ситуации делать учимата. И учимата proprio opinione di maestri che va eseguito migliore in questa situazione. Вот questo bok. Questo fianco. Сандра вообще завязана, он с этой стороны мне никак не может поставить защиту. È bloccato completamente dal Sandro, lui non può difendersi nessun modo. Этот прием, который мне нужна высокая координация и скорость. E questo è proprio una proiezione qua non ci vuole tanto velocità e. Я просто заправляю ногу и делаю кувырок. Это японцы. Еще одну технику, которую у нас взяли японцы на вооружение, так называемая прокрутка. Una altra cosa che i giapponesi hanno preso dai russi. Lo usano attualmente. Un'altra cosa che riguarda sempre la nostra lotta nazionale russa. Quando ci sono due avversari in due posizioni diverse. Una difesa che si può trovare piuttosto solamente. Левая нога
большой. Еще свою старую любимую технику как раз я любил делать. Катагурума. Практикамente la tecnica usata da molti tempo nel nostro. Praticamente Sandro ha fatto tentativo di andare verso il maestro e il maestro era preparato, stava ad aspettare. Чем Мелис может сделать катагурума, может сделать не просто такого захвата, а сразу сторонних захватов. И si può fare mulino che da questa presa che dall'altra. То есть любого захвата. Ну, там остальное. Ecco, approfittiamo per congedarci dal maestro Vladimir, che lo ringraziamo per essere intervenuto, speriamo di averlo ospite gradito altre volte, consegniamo questa targa a ricordo.